Allora, la prima cosa era sui soggetti asintomatici. Sì. C'è stato, come dire, alcune evidenze di alcuni soggetti nella fase finale dell'incubazione, quindi all'inizio dei sintomi, quindi ancora in una fase non chiara, che hanno contagiato. Questo è successo per esempio in Germania, ma sicuramente i dati ad oggi ci evidenziano come il rischio del soggetto asintomatico, comunque nella fase di incubazione, è bassissimo. Sono le goccioline respiratorie più grosse, quelle che mettiamo starnutendo, tossendo, che hanno la maggiore capacità di concentrazione, quindi è sostanzialmente il soggetto sintomatico a rischio. Sugli impianti di condizionamento abbiamo degli studi anche riferiti al coronavirus della SARS e ad altri virus respiratori, e ad esempio a livello anche degli aerei il rischio è concentrato nelle due file avanti, due file indietro, quindi in una dimensione molto limitata, addirittura nello spazio aereo. Per quanto riguarda le prime e le ultime? No, cioè quelli che sono davanti a noi, cioè al soggetto infetto, le due davanti e le due indietro, quindi nel circoscritto rispetto a un caso indice sintomatico piazzato su una determinata fila di sedili. Quindi è da escludere, credo, rispetto ai sistemi di manutenzione e di filtrazione anche del condizionamento che c'è in una barca da crociera. Lì purtroppo è la grande vicinanza, soprattutto in quelle fasi iniziali in cui ancora non c'era la certezza di presenza del virus, e quindi i casi secondari. E veniamo ai cinesi che tornano a Prato, facendo tra l'altro scalo altrove perché i voli in Italia sono chiusi. Certo, no, qui l'elemento, credo, e se ne parlava nell'intervallo, appunto sicuramente c'è un'esigenza di coordinare, a mio avviso, questo intervento in modo tale che questi cittadini, forse italiani o comunque cinesi che lavorano da noi, vengano in qualche modo sottoposti a un'attenzione al pari di chi è messo in questo momento al Celio, come diciamo attenzione ai 14 giorni ormai classici. Quindi andrebbero monitorati, avrebbero una quarantena anche loro, naturalmente. Quarantena anche loro, sicuramente, su questo, nel caso appunto di arrivo dalla zona più concentrata, quella di Wuhan, ma purtroppo anche da altre zone, quindi una valutazione del territorio da cui provengono. Non